Amici della Nuova Lade, maestro Andrea Salvi qui con noi al Teatro Mille Lire per parlarci di Mille Lire all'opera. Portiamo l'opera in teatro. Ci proviamo. Ci proviamo perlomeno. Come ho detto durante la presentazione della stagione sia di prosa che appunto new entry musicale, questo teatro ha un'acustica eccezionale. Ho avuto modo di provarla nel corso di diversi spettacoli che abbiamo fatto in questi anni. E quindi l'idea mi è balenata un po' così, un po' all'improvviso, ma perché non facciamo della musica dal vivo? Tanto più che diciamo, il quartiere non offre molto dal punto di vista dell'intrattenimento musicale, in realtà anche Roma, diciamo che negli ultimi anni ha visto un pochino scadere l'offerta musicale, rimangono questi grandi templi come diciamo, l'Auditorium, che è qui vicino, d'accordo, le stagioni concertistiche di qualche grande associazione, ma insomma rimane molto poco. Quindi diciamo ho fatto un po' 2+2, dico, il teatro è molto carino, accogliente, l'acustica è perfetta, la zona si presta anche a... È molto popolare. Insomma, perché è una zona molto popolare. Quindi l'idea un po' è venuta un po' così, mi ha sempre solleticato, poi quest'estate ne abbiamo parlato con Giunia e con Antonio e si è finalmente concretizzata. E abbiamo pensato un po' di partire così, in grande ma in sordina, nel senso abbiamo pensato di sfruttare i lunedì di usuale chiusura del teatro per provare a proporre una serie di concerti, saranno 8, uno al mese, una serie di concerti appunto da ottobre, il primo c'è stato per l'appunto il 13 ottobre, è stato un bellissimo concerto che abbiamo affidato a due giovani promesse, due grandi maestri, Laura Orlandi per la voce, accompagnata al pianoforte da Massimo Spada, insomma due veramente, per quanto riguarda la voce, per quanto riguarda il pianoforte veramente due grandi maestri, anche se molto giovani. È stato insomma un discreto successo di pubblico e dal punto di vista musicale è stato un concerto stratosferico. Certo, sentire parlare molto giovani da te che... insomma diciamo giovani perché fondamentalmente non si vuole crescere mai, ma in realtà cominciamo, insomma, siamo già negli ENTA, quindi... È bello... Cucciolotti non siamo. È bello il fatto che a proporre l'opera, la lirica, la musica classica sia un trentenne poi alla fine. Forse è l'aspetto più interessante di tutto ciò, no? È molto vero, però è anche vero solo in Italia, sì. In realtà, perché... Se si va fuori è una cosa normalissima che i teatri d'opera, le sale da concerto siano insomma, piene di giovani. Uno perché i prezzi sono molto più praticabili, ma anche no però. È semplicemente un discorso di cultura musicale purtroppo. Beh, perché nella parte del bel canto e di tanti artisti... Ma questo è un problema non solo di musica classica, perché ahimè... Purtroppo è un problema che coinvolge l'intero settore della musica dal vivo, perché non è questo, il problema diciamo, della scarsa affluenza ai concerti non riguarda solo la musica classica, anzi forse si può dire che la musica classica, quella sua nicchia un po' continua a coltivarla, certo è una nicchia che sta piano piano invecchiando, quindi insomma va a scomparire, però ce l'ha. Il problema è proprio sulla musica dal vivo, perché io vedo che rispetto a qualche anno fa, anche nell'ambito della musica leggera o della musica diciamo non classica, visto che le situazioni, le possibilità di esibirsi sono calate vistosamente, io non suono solo musica classica, pratico anche altri generi, insomma, quindi ho esperienza diretta sia personale che di altri colleghi, insomma, la situazione è peggiorata, ma è proprio un discorso di scarsa cultura nell'assistere a un concerto dal vivo, non si comprende effettivamente che cos'è la magia che si crea quando si va a vedere delle persone che suonano per te. Sì, i grandi concerti, non so, dei big continuano ad essere affollati, ma quelli sono un canale. Sono affollati anche da parecchie persone che fanno le fotografie invece di ascoltare il concerto. Ah, è certo, perché ma questa è la cultura della visibilità, purtroppo, perché ormai non è importante godersi il momento, ma semplicemente dire ero lì. Questo è vero. Oddio, molto spesso anche nella musica classica è così, perché molto spesso era sempre stata un'occasione di conformismo per sfoggiare la pelliccia, è vero anche questo. Insomma, questi sono purtroppo problemi, e il problema è appunto dalla scarsa, secondo me, cultura musicale, perché fuori vedo, non è che sia meglio, sempre per parlare meglio, fuori, non è vero, perché io ho avuto modo di viaggiare spesso all'estero, di stare fuori parecchio tempo,
e non sono né meglio né peggio di noi, però su alcune cose sono molto più attenti. In Germania, in Olanda si fa musica dalle elementari, è pieno di associazioni corali, di bande, qua stanno scomparendo. Eppure sono un patrimonio molto grande, perché le basi, soprattutto le bande, parliamo proprio della cultura musicale di base popolare, la banda, l'associazione corale, molto spesso è gratuita, è a livello di quartiere, ed è un momento di aggregazione molto importante che aiuta a crescere insieme, ad imparare ad avere contatto sempre anche con la bellezza, diciamo. E torniamo a Mille Lire all'Opera, torniamo al programma. Dunque, abbiamo detto 8 concerti, sì, in modo da abbracciare, immagino, un po' quello che è tutto il panorama della musica classica e operistica. Sì, assolutamente. Il programma è infatti stato pensato di modo da offrire un po' una panoramica abbastanza ampia sia del repertorio, il vasto repertorio, sia delle varie possibilità di ensemble. Infatti abbiamo previsto dei concerti per voce solista, abbiamo aperto con un soprano, il secondo concerto per l'appunto è per un duetto, soprano e mezzo soprano, sempre con il programma di musica belcantistica dell'Ottocento, Verdi, Donizetti, Delibes, insomma musica italiana e francese. Ma poi a Natale faremo un concerto strumentale, non necessariamente inerente all'opera, ma che avrà a che fare anche per alcuni temi con l'opera. Ci sarà anche una cantante, ma saranno dei vari strumenti che si alterneranno sulla scena. Il 5 gennaio avremo un concerto dal titolo il Clarinetto all'Opera, e appunto saranno i più grandi, verrà il maestro Claudio Cavallaro, presenterà i più grandi solo e le più famose trascrizioni per delle più celebri arie per clarinetto e pianoforte, quindi ancora c'è il link, diciamo, con, scusate questo termine inglese orrendo, però con l'opera. E poi avremo un altro concerto, questa volta con l'operetta, il 16 marzo, quindi diciamo un genere a noi molto più vicino, un po' più vicino alla canzone, però è sempre, diciamo, tra virgolette, classico. Poi avremo, e saranno gli ultimi due concerti se non sbaglio, avremo, no, dicevo, l'operetta è il, sì, è il 16 marzo, perdonate perché adesso, scusate, scusate, aiuto alla regia, mi sono perso qualcosa. Ah sì, dimenticavo, quello del 9 febbraio avremo questa volta anche un ensemble strumentale, l'ensemble di archi, gli archimisti, che sono tutti professionisti della Orchestra Sinfonica di Roma, che abbiamo conosciuto per il discorso, esattamente, simpaticissimi, e faranno una presentazione spumeggiante dei loro brani, e appunto il titolo è tutto un programma, la classica veste pop, e si parte proprio dall'assunto, è quello che dicevamo, no? Che la musica classica un po' era la musica pop dell'epoca, Mozart era un po', non aveva la parrucca come ce lo immaginiamo adesso, e quindi l'idea è un po' questa, di avvicinare un po' la musica classica anche a un pubblico più giovane, non addetto ai lavori. Dicevo, il concerto dell'operetta invece sarà il 16 marzo, mentre gli ultimi due concerti, questi sì, ora sì, di aprile, il 6 aprile e il 4 maggio, il concerto di chiusura, saranno invece dedicati alla vocalità corale, quindi avremo due ensemble corali, uno di una ventina di elementi che ci presenterà il programma il più vasto possibile, veramente dalla musica rinascimentale alla musica dei nostri giorni in arrangiamenti originalissimi, un po' alla Sister Act, diciamo, a cappella, quindi senza nessun accompagnamento strumentale. E l'ultimo, che chiuderà l'ensemble al canto, che è diretto dai maestri Vincenzo De Filippo e Andrea Cerasu, che presenteranno un programma di musica rinascimentale ma riviste, potremmo dire, un po' in una chiave etnica, potremmo dire così. Quindi è una sorpresa, è veramente una chicca che abbiamo riservato proprio alla fine e che siamo impazienti veramente di ascoltare. Quindi insomma potete vedere, intanto, il programma è vastissimo. I lettori a Natale, che giorno di Francesco? 22 dicembre. Il 22 dicembre per il concerto di Natale. Esattamente. Ho dimenticato di dire che la formula che abbiamo pensato per questi concerti prevede un aperitivo da consumarsi ora prima del concerto. Cioè, tutti i concerti avranno luogo alle 9, quindi noi vi aspettiamo, diciamo, alle 19.30, alle 20, con calma, insomma, usciti dal lavoro, senza fretta, c'è un attimo, diciamo, di convivialità, sia prima che alla fine dello spettacolo, per scambiarsi le chiacchiere, aspettare insieme il concerto, parlare di musica
e magari scambiarsi dopo delle opinioni su quanto ascoltato, insomma. Bene, ringraziamo il maestro Andrea Salvi e... Maestro strumentista. Va bene, è d'obbligo, è dovuto. È anche un piacere nostro. E ci vediamo, allora, a parte lo spettacolo di questa sera. Però chi lo vedrà ormai sarà già passato lo spettacolo. E qui diamo appuntamento al 22 dicembre. Grazie mille. Grazie.